Sala conferenze dell'Ops Hotel di Mazara del Vallo, siamo con il candidato a sindaco Tony Scilla, il sindaco della svolta. Era più bello che se si fosse potuto dire il sindaco di Forza Italia della svolta, però ancora nulla è perduto, vedremo quello che uscirà fuori. Oggi è partito un progetto amministrativo che vuole Mazara protagonista. Per essere Mazara protagonista è importante collegarci alla scadenza elettorale del 25 maggio che riguarda il rinnovo del Parlamento europeo. Non a caso questa sera qui con me a Mazara c'è anche l'onorevole Salvatore Iacolino, attuale europarlamentare, che per il lavoro che ha svolto, per le cose che ha già fatto e per la sinergia che ormai c'è sul piano politico e sul piano amministrativo, serve per completare un progetto. Tony Scilla a Mazara, Salvatore Colina a Bruxelles, perché sappiamo che il nostro territorio è molto collegato a ciò che viene fatto sul piano regolamentare e normativo a Bruxelles. Quindi felicissimo, perché avere oggi in un clima così ostile alla politica più di 1000 persone, pensavo che la sala avevo veramente un timore per riempirla, invece alla fine probabilmente abbiamo sbagliato location perché doveva essere ancora più grande. Sono contento perché comunque faccio un progetto di centrodestra, perché voglio che a Mazara non vinca il centrosinistra. Da anni in politica, dopo la sua esperienza ormai decennale, cosa la spinge a ricandidarsi ancora per Mazara, come sindaco di Mazara? Ma penso di aver acquisito quella maturità politico-amministrativa in grado di poter individuare prima, realizzare d'ora un percorso di rilancio socio-economico della mia città. Mazara non è una città qualunque, Mazara è una città importantissima rispetto anche alla posizione geopolitica del Mar Mediterraneo. Noi dobbiamo guardare il Mediterraneo non come un confine, ma come la porta d'ingresso del Mese del Maghreb in Europa. Allora ecco, ritorno ancora una volta ad esprimere un concetto. Bisogna che il partito capisca bene che bisogna dare le risposte al territorio. Per quanto ci riguarda, questa soddisfazione al Presidente Berlusconi va data, mi auguro, con Tony Scilla, sindaco a Mazara, perché ho l'età giusta, come si suol dire, una battuta ormai utilizzata, perché anche l'età 45 anni fisicamente mi consento di poter gestire un momento nella mia città che non è, voglio dire, facile. Ma nello stesso tempo per me è importante che anche alle europee si possa capire che bisogna assolutamente vincere tanto quanto le amministrative, perché se non contiamo di più a Bruxelles è normale che le risposte che si possono dare ai territori saranno deficitarie. Oggi abbiamo qui presentato la svolta in 10 punti, tra cui il turismo, la pesca, l'agricoltura e soprattutto la sanità, perché noi sappiamo che una città come Mazara del Vallo non può permettersi di rimanere senza ospedale. Una volta eletto Tony Scilla sindaco, in quanto i cittadini mazzaresi possano vedere concreti e quindi realizzati questi 10 punti? Ma io in questo opuscoletto che ho realizzato ho voluto semplicemente impegnarmi sul piano concreto, ho detto le cose che farò indicando tempi e modalità di attuazione, so le cose che bisogna fare, conosco uomini e pietre e donne di questa città e so anche come poterle realizzare. Allora, siccome la politica spesso sono parole, io voglio dimostrare che alle parole devono seguire fatti concreti. Le persone oggi hanno avuto questo opuscoletto non come, voglio dire, un dettaglio di campagna elettorale, lo porteranno a casa, lo terranno nelle proprie case e potranno verificare costantemente il lavoro che svolgerò, perché sono sicuro che questi impegni li manterrò. Io in politica ho sempre mantenuto gli impegni perché ho preso quelli che ero in grado di mantenere, altri non ne ho presi. Ingannare la gente non serve, non serve a me, non serve al mio partito, non serve alla mia comunità. Sono orgoglioso di aver avuto ospite l'onorevole Figuccia, rappresentante dell'Assemblea Regionale Siciliana, ripeto, Salvatore Iacolino, per dimostrare che c'è una squadra, che abbiamo le giuste coperture per poter realizzare sul piano regionale, nazionale e comunitario delle sinergie che ci possono alla fine poter dire che la politica è una cosa seria, la politica è qualche cosa da cui non scappare. Attualmente 7 candidati a sindaco, non pensa magari siano un po' troppi e secondo lei non ci sono le possibilità che qualcuno a breve si avvicinasse al vostro gruppo? No, 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 è giusto che ognuno si candidi, tutti devono avere l'ambizione di candidarsi, deve essere il cittadino elettore a comprendere quali sono i progetti seri. Guardate, non ci sarà un progetto che a leggerlo non è meraviglioso, bisogna però capire su quale gambe cammineranno quegli elettori. Penso di poter dire che le mie due gambe sono quelle forti, stabili, che amano la Mazara e questa corsa porterà alla vittoria. Ripeto, io non ho difficoltà a confrontarmi con tutti perché sono sicuro di poter esprimere oggi quello che serve a Mazara, quella svolta anche passionale, perché bisogna buttare l'ostacolo oltre il cuore, oltre l'ostacolo. Quindi per me va bene una bella campagna elettorale, non parlerò mai male dei miei avversari, perché è giusto che in democrazia sia il popolo a scegliere.
Io ringrazio per il suo intervento l'onorevole Toni Scilla e chiudiamo con una battuta dell'onorevole Iacolino e l'onorevole Figuccia. Siamo qui con il candidato sindaco della svolta o di Forza Italia, se si siede da oggi della svolta. Allora, siamo qui con Toni Scilla, perché il mazzarese, i cittadini mazzaresi dovrebbero votare Toni Scilla? Una domanda secca a lei e all'onorevole. Molto semplice, perché si tratta di una persona preparata, attrezzata a svolgere questa funzione con grande dignità, con grande impegno, ascoltando i bisogni del territorio, accorciando le distanze con i cittadini ai quali bisogna restituire fiducia. Toni Scilla è una persona capace di andare a Bruxelles, a Strasburgo e a chiedere concretamente le cose che servono per la marineria, per la pesca, per il comparto agricoltura. Vuole una città a misura dei bambini, a misura degli anziani, un ospedale che abbia un'area di emergenza attrezzata, una pianificazione sui rifiuti, servizi al passo coi tempi. È quello che ci vuole per Mazara e noi confidiamo che, dopo averlo ascoltato, le mille più persone che sono intervenute mostreranno di poter andare avanti fuori da questa sala per poter dire a tutti i cittadini mazzaresi, anche a quelli che non c'erano, che la soluzione più appropriata per la città di Mazara è votare Scilla, far vincere Scilla e nel contempo votare anche alle europee per garantire una rappresentanza adeguata che possa migliorare le condizioni di vita della città di Mazara, dei pescatori di Mazara, dei comparti produttivi, perché abbiamo bisogno di più Italia in Europa e di un'Europa vicina ai bisogni del territorio. Per questo il 25 maggio rappresenta un'occasione irripetibile per far vincere Mazara candidando e sostenendo Toni Scilla, cosa che noi stiamo facendo, e nel contempo votare anche alle europee per garantire una crescita e una prosperità alle giovani generazioni. La stessa domanda la giro all'onorevole Figuccia: perché i cittadini mazzaresi dovrebbero votare Toni Scilla? Toni Scilla a Mazara come Salvatore Iacolino in Europa. Io credo che noi oggi abbiamo assistito alla voce autorevole di un candidato, come lui stesso prima ha detto, con le gambe solide. Un candidato che propone temi concreti, un candidato che ha il coraggio di parlare alla propria gente senza sotterfugi, senza inciuci, che ha il coraggio di scendere in campo in maniera diretta, autorevole, come autorevole è la sua candidatura. Credo che questa città abbia bisogno di un candidato giovane, di un candidato che ha l'energia giusta, e Toni Scilla mi sembra che da questo punto di vista abbia veramente tutte le carte in regola per fare bene. Noi a fine maggio abbiamo questi due grandi appuntamenti, sono certo che Mazara del Vallo farà un grande risultato, tanto per il comune quanto per le europee.